Persino durante il lockdown agli appassionati di libri non sono mancate le occasioni per seguire le presentazioni degli scrittori, online naturalmente, ma adesso si torna in presenza. Accade per esempio a Montesilvano con il Festival Letterario Oltre le Parole, i cui incontri si svolgono in Largo Venezuela. Serata finale 14 luglio con Eugenio Occorsio, Imma Vitelli e Diego Fusaro. Gli intrattenimenti musicali delle tre serate, presentate da Grazia di Dio, sono curati da Pino Ruggeri Trio. Così il direttore artistico del Festival Letterario, Marcello Nicodemo. Parleremo degli anni di piombo, quindi di terrorismo, con Eugenio Occorsio, che è il figlio del magistrato ucciso nel 1976 dai terroristi di Ordine Nuovo e che scrisse un libro già un po' di anni fa, un libro è riedito da Baldini e Castoldi proprio in questi mesi, in cui lui invitava il figlio, molto amareggiato dal fatto che Concutelli, l'assassino del nonno, fosse stato liberato, lui lo invitava a non lasciarsi prendere dall'odio, insomma, dallo spirito di vendetta, a cercare di esaminare quel periodo in modo sereno. Il festival era stato anticipato da un incontro con la scrittrice Cinzia Tani, madrina della rassegna. Voglio semplicemente raccontare le donne che sono state raccontate poco dalla storia, quindi io racconto le donne sia nei romanzi storici, il romanzo del 1200, anche degli Asburgo, 1500 eccetera, o quelli più vicini a noi, ci sono sempre protagoniste donne e in questo libro addirittura sono 11 coppie di donne nate lo stesso anno, ogni coppia, una è diventata un angelo, una stella, Greta Garbo, Isadora Duncan, e l'altra è diventata un'assassina, per capire che cos'è che ci forma, la genetica oppure l'ambiente. Comunque io voglio riempire i vuoti della storia, perché se noi leggiamo i libri di storia le donne sono veramente citate pochissimo.